Salve a tutti, io sono Pedro e vi do il benvenuto, bentornato qui su White Wolf. Stasera, se la connessione lo permette, non essendo più in Italia, non ho più la connessione da mostro che avevo un tempo. Wow, ma che velocità che è sto telefono! Cioè, tipo, appena mandato la live è già arrivata la notifica, per farvi vedere le cose belle. E vediamo. Se la connessione lo permette, stasera giochiamo a The Elder Scrolls Online. Teoricamente non avremo più il bitrate che avevamo un tempo, nel senso che adesso invece di 3000 vado a 1500, però non importa ragazzi, non importa. Sto un po' così, vediamo se gira bene, se gira bene non c'è nessun problema. Vedo un attimo, in realtà provo a leggere la chat sul telefono vecchio. È un modo da non spendere proprio nulla, ma proprio nulla in carica, soprattutto perché questo telefono non voglio usarlo in questo modo. Vediamo se arriverà qualcuno. Ma qual è il titolo della live? Ah sì, le avventure di Kaiwolf, va benissimo. Allora, obiettivo di stasera, aumentare la distruzione di Kaiwolf, quindi arrivare a circa 60, anche di più, magari fare il livello 65 entro stasera. Raggiungere più urli possibili, perché dovete sapere che adesso mi sono rimesso a recuperare tutti gli urli. Non lo so come state messi voi, però adesso io vado a vedere un attimo come la live, perché l'ho messa in pausa solo per vedere solo la chat in pratica, ragazzi. Vediamo. Sì, lo so che sono in live. Vediamo White Wolf. Vediamo un attimo come funge. Sembra, ma io non capisco perché le live sono, cioè, perché voi avete tanto ritardo tra me e la live. Cioè, io vedo, perché su Twitch per esempio non c'è mai così tanto ritardo, però quando mi metto su YouTube abbiamo sempre un ritardo immenso, ragazzi. Cioè, proprio. Allora, prima di tutto mandiamo a casa qualcuna di queste ragazze. Aspetta, però lei non l'ho ancora aggiustata da qualche parte. Allora, facciamo una cosa, così vi faccio vedere anche la nuova casa che ho, perché ho una nuova casa molto carina, non mi ricordo dove l'ho messa, però credo che sia dalle parti di Dawnstar. Santuario di Dawnstar, rovine, questa, Viking Longhouse. Vediamo se arriverà qualcuno stasera. Dato io comincio a fare, io intanto faccio una cosa, va? Come siamo in live, faccio una cosa in, no, Telegram. Andiamo. Well, hey there. Ciao. Ma che figata che è sta casa in questo modo. Proprio bella. Proprio una casa alla Ragnar Lothbrok. Vediamo. Minchia. Quanto ritardo che c'è, ragazzi. C'è troppo ritardo con la live. Veramente avete un ritardo incredibile. Well, hey there. Inizio capatone. Display your Come new. potrei dire di no? Bene. Questa è la tua nuova casa. Tu Can resti I qua. help È you? Tornerò a casa. Se hai ora di bisogno di me, mi separarci. troverai lì. Io ragazzi vi avverto che c'è un ritardo immenso.
Sì, un attimo, il telefono vecchio che sta tipo impazzendo, per questo l'ho cambiato. Infatti non riesco a capire niente, signori. Che mi dovete dire ste stronzate? Allora, mamma mia, il telefono Entra, vecchio, ragazzi, Jeffrey. non funziona più. Proprio una merda, se non lo cambiavo alla fine, se non cambiavo sto telefono. Ha lo schermo che è tipo mezzo mangiato. E YouTube che non si gira più. Cioè YouTube, quando apro YouTube, ragazzi, cioè, ce l'ho automaticamente in orizzontale. Cioè non riesco più a guardare la chat perché YouTube non si mette in verticale. Qui non posso leggere la chat. Devo usare quello nuovo. Cioè, c'è niente da fare. Questo telefono ormai non serve a niente. Provo un attimo a fargli fare un restart per vedere, perché mi dispiace sprecare così. Dato che arriva gente, è così. Vi faccio vedere un attimo la casa, visto che voi non l'avete ancora vista. In questa casa chi ci vive? Allora, abbiamo lei, ovviamente. Ma ne avevo un'altra, di follower qui. Una casa molto, molto alla Skyrim, secondo me. Molto giusta. Fatemi vedere. Dov'è? Dov'è la scala? Ah sì, eccola lì. Vabbè, c'è lei qua. Avevo un altro follower qui. Che chiedo, chi sia rimasto qua? Ah no, è sparita. Sparita. Ah no, eccola. Vedete, c'è anche lei come follower nuovo. Ne dubito che nessuno voglia divertirsi con te, fidati. Almeno forse non abbiamo. Forse. Non è lo stesso divertimento che intendi tu. No, sì, questo coso qua si è. Ti copro Aspetta. le spalle. Sembra che si sia avviato in maniera. Oh, si è avviato in maniera normale. Riusciamo a leggere la chat. Ammesso e concesso che ci sia qualcuno in chat. Ti Dubito copro le spalle. fortemente. Sbrighiamoci. Il sole non è il Infatti non massimo. c'è ancora nessuno in chat. Forse si Vabbè, spiega. non importa. Andiamo dai nostri amici Barba Grigia. E poi ci rimettiamo in tenuta da mago. Rodgar Alto. Torniamo a casa. Che poi casa non è. Però per i Dragon Ball forse un po' casa è. Ma quanto, ragazzi, avete un ritardo di almeno, ve lo dico apertamente, 2 o 3 minuti. Che è tantissimo. Guarda questo filo qua, Madonna che palle, sto filo qui del mouse. No, sono arrivato di nuovo, che è notte. Sono le cose che odio. Tutte le volte che devo viaggiare, ragazzi, non riesco mai ad arrivare ad una destinazione ad un orario decente. Devo sempre mettermi lì a attendere. Infatti ci sarà questo qua che infatti non è quello che vogliamo noi. Infatti siamo le 10. Che sfiga, sono arrivato proprio nel momento di merda. Aspettiamo. Ok. Dov'è? Dove sei? Dove diavolo è? Non trovo il nostro amico. Quanta luce. Diavolo. Poi qui ci sono i letti in realtà, eh. Il manto di Barba Grigia. Che figata. What's on your mind? Sapete che non sono mai stato nelle loro stanze da letto? È la prima volta che ci metto piede.
Eccolo lì. Bravo, vecchio mio. Dovahkiin. Stiamo laggando un pochino. Mi pare di sì. No, ragazzi, siete troppo in ritardo. Ma dove diavolo? Cioè, lui di solito è qua che aspetta. Oggi non c'è. Finalmente, di solito è qui che aspetta sempre. Oggi non... Sono dietro di te. Sì, madonna, sto vedendo che stiamo laggando un po'. Che palle. Odio quando la connessione va un po' puttana in questo modo. Guarda come va. La connessione che ci ritroviamo. La connessione non sta andando. E dire che ho messo 1500 di bitrate. Non tantissimo. Secondo me è una balla quella del bitrate, che se hai 1500, se hai un mega e mezzo puoi andare a 1500 di bitrate. Secondo me è una balla enorme. Vabbè, se va così, ragazzi, niente. Ci tocca fermare la live se va così. Io ovviamente sto tentando di... Ma perché non c'è oggi? Ah, eccoti. Minchia. Dovahkiin. Ah, non sei tu. Dove cazzo è? Ah, eccoti. Siamo tutti debitori. No, ma nasconditi dietro il muro. Ho trovato qualche parola. Hai trovato qualche parola nel potere? Abbiamo percepito il sussurro di una parola. Dammi la tua mappa. Mostrerò dove trovare la sua eco. Bravo uomo. Che il vento ti guidi. Allora facciamo una cosa. Selezioniamo una nuova missione invece di fare... Che dovrebbe essere questa. Raggiungi questo luogo alle rovine dell'alto cancello e trova la parola. Andiamo alle rovine dell'alto cancello. Secondo me devo passare a 480. È l'unico modo per riuscire a far andare questa live, secondo me. Ma vediamo, se arriva qualcuno non passo a 480, se no la tengo così che tanto non c'è nessuno. Allora... E tanto poi la cancello, nessun problema. Poi intanto la cancello sta live, visto come sta andando. Perché? Perché quella qualità grafica che abbiamo stasera non la tengo sul canale assolutamente. Ah, è qua. Ma io ci sono già venuto qui. Ah, non ho ancora scoperto questo luogo. Bella. Belle cose che scopro. Ci sono dei luoghi che ancora non conosciamo. Ma indebolisce i poteri da vampiro. Sono dietro di te. Ah, prima di tutto mi fate togliere questa missione qua del cavolo di Isolda, perché non me ne frega niente. Che è anche una missione stupida che c'è stata data senza nessuna motivazione. Aspettate però, io devo combattere da mago, cioè non devo combattere così. Eh no, dobbiamo combattere da mago a questo giro. Eh sì, perché mi sono messo in testa, ragazzi, che dobbiamo diventare maghi potenti. Questa qua teoricamente mi dà 150 di rigenerazione, però il problema di quella cosa è che... Che poi non è neanche così forte, perché quella del vampiro, se non mi sbaglio, ti dà di più.
Magica. Ok. No, in realtà non è vero. Cioè, volendo potrei anche cambiare gli stivali, che tanto ormai posso prendere tanto di quel peso. Quindi gli stivali si potrebbero anche cambiare. La magica per 50 point. Ah, congiuration 25. E questa qua ha anche un bel debuff. In realtà. Presa superiore. Questa no. Queste cose sono bellissime come guanti. Però devo ancora migliorarli. Il problema è che non posso migliorarli perché non trovo l'ebano. Vi giuro che è sparito tutto l'ebano che c'era in giro. Ah sì, che poi c'è una maschera che devo ficcarmi addosso. Moroké. Esatto. Con Moroké dovrei avere molta. Allora, resistenza, immunità, furtività, tempeste. Magica suprema, dai. È l'unica che effettivamente ci aiuta bene. Però ve lo dico, quando sono così stiamo ben lontani perché veramente ci fanno il culo facilmente. Ma secondo voi è più importante avere magica o avere rigenerazione magica? Perché adesso dovrei avere 310 di magica, esatto. Però abbiamo il problema che tipo moriamo tipo con due schiaffi sentiamo in aria. Che non è una bella cosa, sinceramente. Oh, che è questo posto? Cadavere bruciato. Cosa sono questi cadaveri bruciati improvvisamente? Prendo tutto. Non lo so, qualcuno ha bruciato qualcuno. Proprio un po' come per la confraternita oscura, poveracci. Che non dimenticherò mai la prima volta che ho visto Astrid in quelle condizioni, Madonna. Magone. Perché non scopri poi che cosa stava pensando di fare Astrid. E allora sì, ti girano un po'. Aspetta, che cos'è quel posto? Ah, quella è la mia casa. Ecco che cos'era. Ah, le rovine dell'altro cancello, tra l'altro, sono proprio attaccate a casa mia. E non le avevo mai viste. Ma che? Di cose belle che si scoprono sempre su Skyrim, ragazzi. Secondo me qua c'è qualcosa di. Draug. Sicuramente avremo a che fare con parecchi Draug in questo giro. Andiamo. Ma che titolo ho messo? Ah, ci sono due spettatori. Ah, ok. Benvenuti chiunque voi siate. Secondo me poi mi fanno il culo, devo stare molto attento. Andiamo. È morto malissimo! E non ci credo che Kaiba sia riuscito a uccidere qualcuno in questo modo con il cartesimo. Considerando quanto è ridicolo Kaiba con gli incantesimi. E tu chi diavolo sei? Who are you? Io sono Aska. Sei qui per aiutarmi? Aiuto per cosa? Finalmente ho localizzato la cripta di Bokun. Là dentro deve esserci la pergamena che sto cercando. Forse potrei Un'antica aiutarti a pergamena? trovarla. Io so che è qui. Ma che
Che missione? Che missione stiamo facendo? Ma che figata! Per te non significa nulla, ma secondo una leggenda di famiglia, noi risaliamo nel tempo fino a Isgramor stesso. Wow, vecchi no. Vokun, chi diavolo è? Un antico sacerdote sepolto qui tempo fa. Sono alcuni anni che cerco la sua tomba ormai. Comprendo. What kind of help do you need? Che bisogno, che aiuto hai bisogno? Che tipo di aiuto hai bisogno? Potrei aver bisogno di aiuto per occuparmi di lui. Intanto io gli vedo un drago. Cosa c'è per me in cambio? Puoi prendere tutto ciò che vuoi, ovviamente tranne la pergamena. Ti aiuterò. Splendido. Insieme sarà un gioco da ragazzi. Mandiamo a casa qualcuno allora. Siccome siamo in troppi. Puoi andare a casa. Se hai bisogno di me, mi troverai lì. Alla prossima. Ok, ragazzi, siamo. Perché no, ragazzi, in tre. Cioè. Che poi saremmo stati in quattro. Che avrei avuto tre aiutanti. Io percepisco qualcosa. Eccolo lì. Che cosa volete da me? Ma perché attaccate me? Che sono quello più scarso. Ma ragazzi, ma stanno. Ah, ma perché è stato rianimato questo? Capisco, era quello di Serana. Non riuscivo a comprendere perché mi stessero aiutando. Perché stessero combattendo tra di loro. Cioè, ragazzi, per la prima volta state vedendo Kaiwol che utilizza gli incantesimi. Vabbè, a questo punto ci facciamo questa missione e poi chiudo la live. Perché tanto non c'è nessuno. E dubito che arriverà qualcuno. Non è serata. Però abbiamo trovato una missione carina, tutto sommato. Portare avanti. Oro. Anche perché ho una taglia incredibile a Windelm. Che sapete cos'è che mi dà fastidio? Che in Skyrim non serve a niente, perché anche se evadi dalla prigione, poi resti comunque ricercato. E diciamo che poi evadere da Windelm è quasi impossibile, perché proprio la prigione sta sotto praticamente gli alloggi delle guardie. Per cui c'è sempre qualche guardia che ti rompe il cazzo se devi andare via. Pare che non ci sia altro. Andiamo avanti. Trappola. Sicuramente una trappola. No, niente. Stranamente non c'è niente. Ok. Dov'è? Ah, ma è dentro. E infatti c'è la trappola. Solo che l'abbiamo attivata adesso. Forse abbiamo fatto male mandare a casa Kaia, eh? Perché i signori della morte dei drag, diciamo che non sono qualcosa contro cui mi posso scontrare in versione maga. Da mago. Però cazzo, sono il fottuto arcimago. Devo fare un po' di male con le magie. Ma sapete cos'è? Che poi io faccio più male con il fuoco. Proviamo. Il problema è che il fuoco è molto poco preciso.
non riuscivo a capire perché non mi muovevo. Poi ho capito. No, è morta! Ma anche lei però! Che scarsona! Ma seriamente! Abbiamo una scarsona, ragazzi, abbiamo una scarsona con cui avere a che fare, che non ci renderà questo compito facile. Dio mio. Kaya, vieni. Non ti mando più a casa. Hai bisogno di resta cosa? Qua. Kaya, resta qua. Perché abbiamo visto che la tizia è una scarsona e muore proprio... Ok. Teoricamente abbiamo anche la palla da fuoco, però la palla di fuoco mi mangia troppo magica. Cioè, te ne lancio qualcuna e sono già a secco. Ce n'è un altro, di sopra. Brava ragazza, però non tancare che fai schifo. Veramente fai schifo, non tancare, non ci provare. Cioè, apprezzo il gesto, apprezzo l'impegno, però no. No. Stai buona, stai buona. Veramente. Che prima abbiamo visto come sei esplosa proprio. Vabbè che contro il Signore della Morte ad Aues. In questa tenuta esplodo anch'io molto facile, Quindi proprio. Non te ne faccio neanche una colpa, tutto sommato. Però se stasera riusciamo a tenere una live, perché sto vedendo che non ci sono particolari problemi, a parte prima che laggava tantissimo, ma credo che fosse proprio un caso. Se vediamo che effettivamente reggiamo, non avremo più problemi con le live, che è una bella cosa. Cioè vuol dire che anche se non sono più in Italia posso tenere le live qua. Che poi sinceramente, visto che cambierò di nuovo casa, teoricamente dovrebbe tornarmi la connessione che avevo prima, che era molto veloce. No, ma guarda quanti! Ah, ma questo qua è quello che ha evocato Serana. Ma però se mi fate così io non vedo niente. Ah, quello lì è quello cattivo. Madonna, che mira! Ragazzi, che mira! Siamo qui, dai ragazzi, cioè non riusciamo a passare, cioè, mi dovete levare! Sì, però c'è anche la trappola qua, cazzo. Non capisco niente, non capisco. Fatemi usare un urlo. Dato vediamo che stiamo comunque alzando abbastanza. Fatemi usare un urlo bello. Che urlo potrei utilizzare qua? Ma tra l'altro questi quanti urli ho? Perché secondo me non li ho tutti, usiamo il preferito, ragazzi. No, fatemi passare. Stiamo scherzando. Tizia, ti devi levare! Ma la devi smettere di tankare! Sei stupida! Madonna, io odio questi personaggi. Io odio quando sono stupidi come la merda. Che cazzo tanchi un signore della morte Drow? Madonna che bolgia! Non riuscirai mai a vincere! Ah ragazzi, adesso visto che ci siamo, visto che comunque siamo qua,
adesso siamo, usiamo le magie forti. No, no, non fa neanche così tanto più male, sinceramente, la Firebolt rispetto al dardo. Cioè, più che altro ti mangia un botto di mana. Madonna, com'è morto male. Cioè, ho visto Serana che l'ha schiantato proprio con un colpo cattivissimo. Aspetta, questa qua la prendo e se riesco la distruggo. Così almeno mi prendo un po' di... Ah, però quanto tempo, ragazzi, quanto tempo per andare avanti. Che battaglia, signori, che battaglia. È stata bella. Tuttavia, togliamo. Rimettiamoci dardi, che sinceramente dardo, secondo me, è meglio della palla di fuoco attualmente. Perché la palla di fuoco, tutto quello che vuoi, ma alla fine mi sono reso conto che non fa tanto più male. Molto scenica, molto figa, quando te la usano contro fa differenza, ma quando la usi tu fa schifo. Questa tizia è stupida perché vuole tankare. Cioè, abbiamo visto che se non avessi avuto il fuso rodà sarebbe morta, diciamolo. Diciamo le cose come stanno. Ah, ma siamo sempre senza Kaia, eh? Ah, perché Kaia l'avevo già cacciata. Capisco. L'avevo già mandata via Kaia. Sali il fuoco, li prendiamo che servono sempre. Questa mi sembra una... Ah sì, una borsa dello speziale, molto bene. Ma questa missione alla fine posso lasciarla tranquillamente sul canale, anche così, anche se non c'è nessuno presente. No! Trappola! Wow! L'ho evitata proprio bene. Questo è un sarcofago, uscirà qualcuno? No. Bene. Giù. Strano che non si sia risvegliato nulla. Molto strano in realtà. Cioè, è incredibile che non avessi ancora fatto questa missione con Kaiwolf. Chissà quante missioni mi manca. Enigma basato sulle leve. Dobbiamo trovare l'ordine giusto con cui azionarle. Allora, lì in alto. Aspetta. Come funziona sta cosa? Allora, qui abbiamo la volpe. Lì abbiamo la volpe. Lì, allora no, devo guardare quello in alto. Ok, aquila, balena, serpente. Troviamo la prossima leva, però. Ah, ma vaffanculo. Ah, ma sono tantissime. Non è una sola. Sono tantissime. Guardate. Lì ce ne sono quattro. Ok. Lì ce ne sono quattro. E ci sta. Ma qui ce ne sono altre tre. Che non so se girano. E allora com'è che funziona sta cosa? Com'è che funziona realmente? Non abbiamo cambiato nulla, vero? Aspetta. Ah, forse le devo azionare nell'ordine che mi dice lui. In alto. Aspetta. Perché qui mi dice aquila, balena, serpente. Aquila, lo so già. Aquila, balena, volpe, serpente. Che mi fai pensare. No, siamo venuti sopra di qua. Questo è cambiato, vero? Sì, è cambiato. Allora proviamo a mettere l'aquila. No, non è cambiato niente. Ah, ma magari cambia questo. No, neanche questo cambia. Ma che cazzo serve? Cioè, come li giro? Perché non c'è nulla che sta cambiando. Neanche lì in alto.
Neanche qua c'è qualcosa che cambia. Allora, vedere. Aspetta, Aquila, apri. Balena. Volpe, che dovrebbe essere qua in basso. E serpente. Giusto. Sì, l'importante è guardarli tutti prima di scendere. E non farsi ingannare da quelli che hai di fronte. Entriamo. Immagino che ora inizi la vera difficoltà, probabilmente. E non c'è ancora nessuno. Tristezza. Oggi sono da solo proprio. Oggi proprio mi lasciate da solo. Vabbè, non importa. Vediamo. Tu ti risvegli? Sì. Ma chi è che stava usando le palle di fuoco? Qualcuno ha risvegliato. Credo che aver utilizzato le palle di fuoco di fronte a Serana le abbia fatto imparare l'incantesimo. Possibile? Non ci credo, dai. È possibile che funzioni così. Perché non aveva mai usato le palle di fuoco Serana, almeno che non sia l'altra che ha usato la palla di fuoco. Ma l'altra non mi sembra così potente da poterle utilizzare. Però stiamo parlando di una che dice di avere come antenato Iskramo, per cui. No, allora usare le palle di fuoco no. È proprio l'altra. È l'altra che usa le palle di fuoco, forte. Ah, vuol dire che è un mago abbastanza forte, si usa. Sta scappando. C'ha più che altro tiso una trappola. Oddio! Quello era un signore della morte drago, sbaglio. Quello che tipo ha superato di corsa. Molto forte. Dai. Abbiamo ucciso un signore della morte drago, signori! No, ma guarda che i fustigatori sono piuttosto. Mi spiace, Serana. Teoricamente ce n'è un altro. Ma sapete che Serana può incazzarsi tantissimo? Perché mi ricordo che una volta Serana mi ha ucciso. Aspettate, salvo. Faccio una cosa, salvo. E torno tra poco. Torno tra poco, signore. Non è che me ne vado, eh. Metto solo un attimo le impostazioni.